4 deficienti che non rappresentano Busto Arsizio. Così il sindaco della città aveva definito a caldo i tifosi della Propatria, ululanti contro i giocatori di colore del Milan, spinti ad abbandonare il campo. E in effetti fra loro c'era chi piuttosto rappresentava i cittadini della vicina Corbetta. Fra i 6 identificati e indagati per istigazione all'odio razziale c'è infatti Riccardo Grettini, 21 anni, studente di scienze motorie alla Cattolica, assessore allo sport e alle politiche giovanili di Corbetta. E cosa c'entri con gli ideali dello sport e quale insegnamento si dia ai più giovani urlando bua un calciatore di pelle nera resta un mistero. Tuttavia Grettini di calcio ne mastica parecchio. Portiere della squadra locale, da sempre indossa la maglia verde, convinto leghista che sulla sua pagina Facebook piazza la figura di Maroni, lì dove i giovani padani lo indicano quale simbolo del rinnovamento avviato dal nuovo segretario per giunta milanista e che sul punto però è stato chiarissimo, una vergogna, subito definito quei colpi. Il successore di Maroni, il ministro Cancellieri, promette oggi il pugno duro contro il razzismo da stadio, domani vertice al Viminale fra il capo della polizia Manganelli e la FIGC per prendere provvedimenti. Intanto a Corbetta il sindaco continua a difendere il suo assessore. Lui mi ha detto di aver urlato contro Ambrosini più che contro Boateng. Solo qualche bu generico, goliardia, riferisce di dimissioni. Per ora non se ne parla e Grettini potrebbe presto diventare oggetto di un colmo da barzelletta. Qual è quello per un assessore allo sport? Rischiare il DASPO, essere bandito dalle competizioni sportive che dovrebbe promuovere.